San Siro, vedete, c'è grande entusiasmo, grande attesa, non c'è il pienone che Galliani, il pienone che Galliani aveva invocato, ma speriamo risponda alla grande la squadra. Intanto vedete la formazione confermata. Allora, Rossi in porta, Panucci, Costacurta, De Sei, Maldini, Locatelli, Albertini, Boban e Davids, e davanti UEA, Simone. Dunque in campo Locatelli, preferito a Eranio e Baggio, Davids confermato a sinistra dopo l'ottimo secondo tempo di Firenze. Qui vedete invece la formazione del Göteborg con Ravelli, poi da destra Landberg, Olsson, Lucic, Nilsson, centrocampo Alexanderson, Lindqvist, Erling Mark, Blomqvist, davanti Pettersson e Andersson nella formazione tipo, tutti a disposizione di Ginglad, la formazione che due settimane fa vinse contro il Milan 2-1. Accanto a me Salvatore Bagni, mentre vediamo le panchine, e c'è la conferma anche di Baggio in panchina. Si era pensato addirittura ad un Baggio neanche in panchina, invece Roberto con numero 18 al fianco di Tabarez a disposizione eventualmente per il secondo tempo. L'arbitro Marbattà. Allora Salvatore Bagni, eccolo qua. Intanto Baggio, ti convince questa formazione, la scelta per esempio di Locatelli? Sicuramente sì, perché Locatelli lo abbiamo tutti negli occhi per la partita che ha disputato, ottima quella dello Stadium Levi di Göteborg. Abbiamo messo in difficoltà Nilsson, copre e attacca allo stesso modo, se avrà recuperato al 100% sarà utilissimo. Avete visto anche il portierone Ravelli, 132 presenze in nazionale per lui. Si comincia Göteborg da destra a sinistra di questi teleschermi in questo primo tempo. Milan da sinistra a destra, la serata è fresca a Milano, il terreno in perfette condizioni, è stato in parte anche rizzollato, dunque il fondo dovrebbe essere nettamente migliorato. Sì, Milan gioca solo un cambiamento dalla partita allo Stadium Levi a Göteborg, entra Davids dal primo minuto, è stato tolto Ambrosini con Boban centrale, che secondo me è veramente un giocatore che deve giocare al centro. Ha fatto benissimo in quel ruolo proprio nel primo tempo di Firenze. De Sei confermato all'indietro, almeno fino al ritorno imminente comunque di Baresi. Davanti UEA, Simone, tutti loro i gol realizzati in Champions League, 7 su 7. Il Göteborg gioca con la stessa formazione che aveva giocato le ultime due partite di Champions League, perciò Lamberg a destra, Olsson e Lucic centrali, a sinistra Nilsson e al centrocampo Alexanderson, a destra Lindqvist, Erling Mark centrali e a sinistra Blomqvist. Le punte le avevi già dette, Andersson e Pettersson. Costacurta riapre per Panucci, quasi 3 minuti di gioco a San Siro, 0-0, Milan-Göteborg, quarta giornata di Champions League, tutti e due a 3 punti come il Rosenborg, il Porto ne ha 9. Ecco Albertini, cambia tutto, arriva Maldini, sintomi di risveglio sia di Maldini sia di Costacurta nella partita con la Fiorentina. Simone, attenzione, Boban, c'è il gol, Milan in vantaggio, Boban ha colpito lui. Molto bene, quando sembrava che non dovesse arrivarci su questa palla, su un pallone invitante crossato da Simone, Boban è arrivato e niente da fare per Ravelli. Sicuramente un buonissimo inizio. Tabarez, anche se è rimasto immobile, sicuramente c'è la soddisfazione nei suoi occhi. Vediamo qui, era difficile arrivare su quella palla, si è allungato Boban e benissimo, buonissimo inizio del Milan. Fra 3 uomini, rivediamo, bella l'idea di Simone, è andata a pescare Boban, incertezze di Lucic ed Olsson, Boban non ha perdonato. Al 3° minuto dunque il Milan in vantaggio, gol di Zorro Boban, rivediamo proprio lui schierato come centrocampista centrale. Si propone Locatelli, il lancio è verso UEA, gran numero, UEA supera 2 uomini, resiste, poi va giù sull'intervento di Nilsson che l'arbitro giudica regolare. Pubblicità per noi. Si allarga Davids, Boban tiene palla, poi cerca Locatelli, grande apertura di Boban, applausi per lui. Locatelli punta Nilsson, lo disorienta Locatelli, dribbling secco all'indietro Albertini, Boban, posizione regolare di Locatelli, ancora 1 contro 1, cerca il cross, Olsson mette fuori, Boban non va. Però bellissima questa conclusione di prima intenzione di Boban, che veramente nei suoi piedi può fare, con quei piedi può fare di tutto. Prima è andato a far gol di testa, adesso ha cercato la conclusione al volo. 12° è pronto Panucci, il Milan conduce 1-0, gol di Boban al 3° su cross di Simone. UEA non riesce a controllare, rilancio di Olsson, Pettersson, attenzione a Pettersson, Erling Mark si addormenta, Davids incontenibile in questo avvio nel pressing. UEA, Locatelli verticalizza, Simone posizione regolare, Simone grande controllo a seguire, Simone va giù, attenzione,
rigore. C'è calcio di rigore. Sì. Non ha avuto dubbi. Battà. Calcio di rigore per l'intervento che rivediamo su Simone. Vediamo un po'. Arriva Landberg su di lui. Strattonata. E poi c'è l'intervento. Sì, c'è l'intervento. E cerca il pallone. Cerca il pallone, non lo trova assolutamente. C'è calcio di rigore. Simone è stato molto bravo anche a costringere Landberg al fallo. Attenzione, pronto Albertini. Un metro di rincorsa. Parte Albertini. E il 2-0 al tredicesimo. Meglio di così, a parte il rigore battuto benissimo da Albertini, che ha aspettato che si muovesse Ravelli. Ma meglio di così non si poteva iniziare. Anche in questa occasione c'è stata un'azione di contropiede con Simone, che aveva avuto la possibilità magari di passare a Davis in contropiede. Niente da fare qui Albertini, la felicità di Albertini. Rivediamo la sua caratteristica in corsa, trova anche una buona angolazione oltre che una discreta potenza Albertini. Nulla da fare per Ravelli. E allora al tredicesimo il Milan conduce 2-0, comincia nel migliore dei modi una partita importantissima, delicatissima, sbloccata subito, ma naturalmente manca tantissimo al termine, e proprio la partita di due settimane fa deve insegnare al Milan che insomma sarà meglio non distrarsi. No, assolutamente, perché il Milan a 16 minuti dalla fine aveva un gol di vantaggio, qui ne manca ancora 75, perciò hai voglia. Blomqvist, tentativo ribattuto, c'era stato il tiro di Nilsson, ancora lui, si riparte da Lucic, pronta la sciabolata verso Pettersson, tocca lui, nulla di fatto, pubblicità per noi. Eccolo Pettersson, ex Ajax, e qui vedete la panchina rossonera con un Tabarez che scuote la testa. No, sicuramente adesso più sereno rispetto all'inizio. Sapeva di essere inquadrato in questo momento, fa finta di non essere soddisfatto, ma dopo 15 minuti due gol, più di così, assolutamente. Per quanto riguarda Pettersson, il giocatore inquadrato prima, era stato sicuramente il giocatore più negativo nella partita d'andata. Alexanderson chiede aiuto a Erling Mark, Olsson, Anderson, la sponda per Erling Mark. Lindqvist dopo il tocco di Albertini, ancora lui, si muove Anderson, il lancio è per lui ma c'è Desai, un vantaggio deciso Desai, poi Albertini, Maldini. Io penso che se Desai continuerà a giocare così, lui diciamo sarà costretto tra virgolette a giocare sempre in quella posizione. Wea, punta l'uomo Nilsson, Boban sbaglia tutto stavolta. Buona però la manovra del Milan e buona la circolazione di palla. Io dico che uno dei problemi del Milan, e qui vediamo Sacchi, non Braida, è Sacchi, e direi che uno dei problemi del Milan era quello che la squadra accompagnava sempre poco sia Weah che Simone, e allora venivano a mancare gli sbocchi. Qui abbiamo visto già in tre occasioni andare al tiro Boban. Si riparte da Olsson sotto lo sguardo di Boban. Nilsson, Göteborg forse starà ricordando, in particolare Ravelli, il 4-0 del 92 con la quaterna di Van Basten proprio qui a San Siro. Sì, ha detto che Van Basten è stato il più forte giocatore che abbia mai visto, e 4 gol sicuramente. C'è anche il presidente Berlusconi con Galliani. I 4 gol sono un incubo, ma invece di farli tutti Van Basten, stasera non ce li farà qualcun altro, ce li divideranno i gol. Nilsson, pronto alla battuta, nuova mucchiata in area. Panucci, Svetalui, Maldini, spazza via. Landberg, evitato il fuorigioco, Davids alla caccia del pallone, scivola. Erling Mark, Desai. Controlla bene, impeccabile Desai, Boban, Weah, ancora Boban. 1-2, Locatelli, Albertini, c'era Weah fuori gioco, ha fatto bene l'arbitro, lascia proseguire perché Boban, protagonista dell'azione, arrivava da dietro. La sciabolata alla parte opposta, Simone, forse il pallone è uscito, sì. Sì, c'è da dire che questa squadra è il Göteborg nelle precedenti partite, considerando anche, adesso vediamo Tabarez che dà qualche partisce qualche lezione, qualche movimento al Milan. Ha sempre segnato nelle 5 precedenti partite, considerando anche il preliminare col Ferencváros. Ha segnato 9 gol e ne ha subiti 7, perciò una media molto alta di 1 gol e 8 per partita, perciò ci sarà da stare molto attenti.
Anderson, duello con Desailly, mette giù il pallone Anderson, cerca aiuto, lo trova in Blomqvist. Buona l'idea per Lindqvist, che è un buon tiratore, non ha spazio però. Pettersson, destro, palo, clamoroso palo di Pettersson. E Panucci poi libera, brivido per il Milan, sfortuna per il Dortmund. Sì, si è liberato benissimo Pettersson, vediamo qui proprio da centravanti, prima punta, sul palo più lontano, non ci sarebbe stato niente da fare per Rossi. Sfortunati in questa occasione. Lindqvist, Rossi. Sì, mai abbassare la guardia contro queste squadre, assolutamente, perché loro giocano 90 minuti e non si arrendono mai, hanno veramente, vediamo, abbiamo rivisto questa azione dove Rossi non sarebbe mai potuto arrivare. È una squadra che se tu abbassi il ritmo puoi andare in difficoltà. Bello il movimento di Stefan Pettersson, 33enne, dicevo ex Ajax, ricorderete, vinse anche una Coppa UEFA. Parco per lui, Alexanderson lo affronta, Davids, le finte, sempre frenetico nei movimenti, va via Davids, parte il cross basso, Simone, anticipato da Olsson, applausi. Ah, un'altra bella iniziativa di Davids, che si era già visto nella partita di Firenze, era in ripresa, è andato molto via, è andato via da solo, costretto anche dalla situazione, non c'era solo Simone al centro, anticipato da Olsson. Alexanderson per il cross, Blomqvist eventualmente anche per il tiro, vediamo, no, all'indietro Nilsson, sbaglia tutto. Avevo suggerito qualche soluzione diversa, invece hanno preso Nilsson ha cercato, comunque buona perché come schema, perché tutti i giocatori del Milan stavano aspettandosi questo cross al centro, invece ecco Blomqvist che finge, passa di destro a Nilsson che alza perché è scordinato la mira. 25esimo di gioco, quadrato Nilsson, 28enne, più di 200 presenze in campionato, 22 presenze anche in nazionale. A proposito di nazionale, sono stati convocati 5 giocatori del Göteborg per la prossima partita in nazionale contro la Scozia. Si tratta di Ravelli, Lucic, Alexanderson, Anderson e Blomqvist. Qualche fischio per questo rinvio sbilenco di Rossi. Comunque è sempre meglio sbagliare buttandola quasi a centrocampo che rischiare di tenere un pallone se non si è sicuri, assolutamente. Buono l'anticipo di Panucci. Nilsson ancora. Pettersson prova a prolungare. Anderson. Controllo, Costa Curta si batte, grande ammucchiata. Il colpo di testa, Blomqvist, posizione regolare, sinistro e gol. Blomqvist, gran gol, rapidissimo, ha colpito. Eh sì, questa è una squadra che ancora una volta ha dimostrato di segnare, e quando c'è un'occasione la segna. Non dimentichiamoci che era già la seconda occasione, qui Blomqvist è stato bravissimo a sicuramente sorprendere la difesa del Milan, e sul suo piede preferito non sbaglia, grande tiro, imparabile per Rossi. Rivediamo tutto, il colpo di testa è stato di Erling Mark, controllo di destro e subito il sinistro, ha bruciato Rossi, non ha avuto neanche il tempo per pensare al tuffo, Blomqvist gli ha rubato il tempo, posizione regolare, è stato bravissimo nella conclusione Jesper Blomqvist, 22enne, uno dei pezzi pregiati del mercato. Si parla anche di qualche squadra italiana per lui. Intanto 2-1, una nuova situazione, Locatelli, punta l'uomo, Locatelli, Weah, ancora lui, Locatelli recupera per un attimo Albertini, niente da fare. Spazza via Alexanderson, Costa Curta, la controreazione del Milan, Maldini, Erling Mark, Alexanderson aggredito, mantiene palla, buona l'apertura di Lindqvist, ma Panucci ha capito tutto e poi subisce fallo, fallo su Panucci, stiamo rivedendo ancora da questa bella inquadratura il gol di Blomqvist, un diagonale imprendibile. Eh sì, dalla parte, ecco, vediamo. Attenzione a Simone, palla buona per lui, mette in mezzo Ravelli. Eh sì, dalla parte opposta sul gol di Blomqvist era rimasto dietro Maldini, e Blomqvist sulla sua sinistra era stato veramente molto molto bravo a continuare a segnare. Ecco, il Milan non deve farsi prendere né dalla frenesia da niente, sa che dopo 25 minuti di gioco è in vantaggio e non deve gestire, deve continuare a giocare, assolutamente. Eccolo qua, Costa Curta. Quando sembra che il Göteborg non possa più farcela, anche nella partita d'andata, con un guizzo riescono a riaprire la partita e cambia proprio l'aspetto mentale della stessa.
E qui veramente preoccupato adesso, anche perché il giocatore del Milan poi potrebbe subentrare un po' di frenesia, un po' di... e in quel momento poi non si è più tranquilli. Attenzione. Attenzione, ancora un tiro, sempre Blomqvist, grande protagonista. D'altra parte uno degli uomini più attesi, sì. Lui stesso aveva parlato di questa occasione come di un'occasione importantissima anche per il suo futuro. Sta pensando al campionato italiano ma anche a quello spagnolo, sul mercato. Anche il Barcellona lo sta seguendo, si era parlato della Fiorentina. Il figlio di Nordahl, Thomas Nordahl, che è qui per la televisione svedese, ha parlato di qualche contatto dell'Inter. Insomma, Blomqvist ha sfruttato al meglio, almeno fino a questo momento, la sua grande occasione, il grande palcoscenico di San Siro. Panucci, fuori gioco di Locatelli. Il 22enne Blomqvist, che insegue tra l'altro una laurea in matematica. È lui che sicuramente è l'uomo più pericoloso. Adesso attenzione al calcio d'angolo battuto da Alexandersen. Di solito lo battono in mezzo proprio. Eccolo, attenzione, lì. Eccolo, mucchio, colpo di testa, brivido, palo e gol. C'è ancora il gol, tutto regolare, tutto regolare. Anderson ha colpito, era appostato vicino al palo e il Göteborg pareggia al 31esimo. Incredibile. E niente da fare, battono sempre questo calcio d'angolo, uno che va incontro. E qui c'è stato il palo e rivediamo il calcio d'angolo in mezzo, battuto in mezzo. Il colpo di testa di Olsson e poi Anderson è appostato, gli rimbalza proprio sulla testa, niente da fare. Vediamo la sua posizione, era regolare. Regolare perché Davis la teneva in gioco. Sono pericolosi, niente da dire, niente da dire, anche perché bisogna fare i complimenti a questa squadra che continua a giocare. Qui è anche stata un po' sfortunato il, certo, Milan, perché sul rimpallo del palo è andato proprio sulla testa di Andrea Anderson, però buono il suo riflesso. Sì, sicuramente cambiato tutto, tutto da rifare. Veramente incredibile l'andamento di questa partita. In 32 minuti 4 gol. C'è qualche analogia con la partita vista ieri tra Tenerife e Lazio? Speriamo di no, insomma, almeno nel risultato finale. Poi visto che gioca in casa il Milan, speriamo che sia lo stesso risultato. Al limite. Esatto, al limite quello. Milan che non aveva dato la sensazione di volersi rilassare, ma c'è stata proprio la reazione del Göteborg veemente contro il Milan. Il Göteborg si è ritrovato sui livelli più normali, diciamo così, per questa squadra che d'altra parte aveva dimostrato grande solidità, grande qualità. Attenzione, Erling Mark, palla buona per lui, Davids deve stringere e chiudere lui in una posizione certo non sua, ma rimedia un errore il reparto difensivo. Sì, qui è stato bravo a stringere Davids, a recuperare la palla. Il Milan deve stringere i denti in questo momento, che è il momento più brutto della partita. Se fossi il Milan io spererei magari che potesse finire al più presto questo primo tempo, perché li vedo in difficoltà. Costa Curta, 34esimo primo tempo a San Siro, Milan Göteborg 2-2. Contra cross, Blomqvist cerca il dialogo, Pettersson, Lindqvist ancora, non va. Comunque giocano bene. Porta a spasso Lindqvist, ha capito tutto Erling Mark, Pettersson difende bene il pallone, poi sbaglia Erling Mark che cercava Anderson, trova invece Desailly. Toccato duro Simone. Norma del vantaggio, anche se Simone si lamenta con Battà. Poi Albertini. Ecco Weah. Buon il controllo, fra tre uomini, Boban, l'apertura per Simone, mette in mezzo Locatelli, e gol! Locatelli mette dentro! Ci voleva questo gol! Molto bravo secondo me in questa occasione Simone a non cercare la conclusione, quando sembrava che dovesse concludere di sinistro. Ci voleva veramente concludere il primo in questo tempo, ma comunque molto molto bravo anche Locatelli che si è fatto vedere. Vediamo qui, va incontro alla palla, era difficilissimo fare questo gol. Molto molto bravo. E sicuramente non ha colpe secondo me assolutamente Ravelli, perché era arrivato sul pallone. È arrivato sul pallone ma gli è spuntata all'improvviso, anche se era un tiro centrale, ma è spuntata all'improvviso il tiro di Locatelli. Niente da fare, niente da fare assolutamente. Bravi in questa occasione Weah e Simone, che in altre erano stati forse un po' egoisti. Stavolta sì, il dialogo è stato da manuale e Locatelli ha firmato un gol importantissimo naturalmente per lui, una serata fondamentale per il Milan. 3-2. Che partita. Attenzione, non è finita. Blomqvist, Rossi deve uscire, 44esimo.
rivediamo ancora il gol di Locatelli. Boban sembra intenzionato alla battuta, prova e rischia di staccare la testa a un avversario. Palla ancora buona per Panucci, parte il cross, Simone non trova la porta. Bellissimo. Ancora un'occasione, bella azione, bello il cross di Panucci, è andato benissimo in anticipo, Simone non ha trovato la porta. Sul tiro Anderson è andato proprio tramortito, tramortito veramente, perché ha calciato di collo pieno. Rivediamo l'azione, è andato alto, la palla era alta, non è riuscito a abbassarla Simone. Sanguina anche Anderson, veramente una botta tremenda di Boban, stordito e sanguinante il bomber Anderson sulla fucilata di Boban al 46esimo. Primo tempo 3-2 per il Milan. Panucci cerca Weah e termina questo incredibile primo tempo. Il Milan lo chiude in vantaggio 3-2, ma naturalmente è una partita ancora tutta da giocare, tutta da vivere su Canale 5. Un po' di pubblicità e poi torniamo. Per il secondo tempo di Milan-Göteborg vedete in panchina Baggio e Dugarry, ma in panchina non c'è più Eranio perché è in campo per il secondo tempo. Intanto vediamo un po' il numero di Georges Weah. Allora, dicevo, Eranio in campo nel secondo tempo al posto di Locatelli, che nel finale abbiamo visto leggermente claudicante, forse un problema muscolare per lui. Sì, sicuramente non vorrà più giocare col Göteborg due volte, sicuramente, però speriamo che sia meno grave dell'infortunio di Göteborg, speriamo che sia solo claudicante e che Ragno vada a coprire, va a coprire sicuramente più in fase di copertura quella zona. Adesso vedremo, perché non bisognerà sicuramente rinunciare a giocare, certo. Assolutamente. Allora Milan da destra a sinistra dei vostri teleschermi in questa ripresa, eccolo Eranio entrato in campo naturalmente sulla fascia destra nel 4-4-2 di Tabárez al posto di Locatelli. Si riparte dal 3-2 e riparte anche Blomqvist. Göteborg dunque prova ancora una volta a rientrare in partita. Desailly, sì, è molto bravo secondo me quando avanza Panucci, Albertini, a coprire quella zona non dando la possibilità poi a Blomqvist di ripartire. L'ha fatto anche nel primo tempo. Intanto si riparte con Olsson. Intanto Carlo Pellegatti ci ha riferito che nel corso dell'intervallo il presidente Berlusconi ha rilasciato un'intervista ai vari colleghi e si sarebbe lamentato per lo scarso pubblico, diciamo così, per la scarsa affluenza, ma anche per i fischi. Sì. All'indirizzo di Rossi, perché il primo tempo un rinvio sbagliato. Sicuramente era stato chiamato il pubblico milanista a dare man forte a questa squadra, ma sicuramente in certi momenti bisogna aiutarsi da soli. Ecco, vediamo Boban Ravelli. Certo. Ha provato Boban con grande classe, tiro però non irresistibile. Anderson e Desailly con mestiere ma anche con il braccio, ha visto bene Battaglia. Rivediamo intanto Boban. È molto bravo, finge ad andare al centro, poi può andare sul destro e sul sinistro, cerca il palo lontano, qui Ravelli non si fa sorprendere, ma è già la quarta conclusione di Boban in questa partita. Gran numero di Boban, bravo Ravelli, ma intanto calcio di punizione per il Göteborg che torna all'attacco. 7 minuti di gioco, secondo tempo 3-2 per il Milan. Svedesi all'attacco con Blomqvist. Sì. Tutti in avanti. Vediamo se proverà ancora Nilsson o Blomqvist sul secondo palo. Tiro di Nilsson. C'è il tentativo di Pettersson, poco convinto. Sì, anche perché in questo caso secondo me i giocatori del Milan hanno portato, sono andati troppo vicini a Rossi, troppo a 10 metri da Rossi. Qui era una posizione che potevano sicuramente stare fuori dall'area. Ancora Albertini verso Eranio, Olsson in qualche modo. Albertini perde il tackle pericoloso. Blomqvist, sempre lui, lo attende Boban. Blomqvist, dribbling caratteristico, poi l'apertura, Alex Anderson, attenzione, mette in mezzo, l'anticipo su Rossi di Desailly. Maldini, va tutto bene comunque. Va bene perché è andata bene, qui però doveva sicuramente, secondo me Rossi ha chiamato la palla perché c'è stato un momento che ha avuto magari qualcosa da dire a Desailly. Sul pallone Nilsson, che è un buon tiratore, l'ha già dimostrato, c'è anche Pettersson. Come tira Blomqvist da quella posizione? Blomqvist o Nilsson? Pettersson da quella posizione difficilmente potrà tirare. Si allontana infatti Pettersson, sembra intenzionata la battuta. Nilsson, 12esimo, attenzione.
Peterson, una finta, Nilsson, prova lui, Rossi, sbuca il pallone, Costa Curta, salva tutto. Salva veramente tutto, anche perché sulla palla si era avventato Olsson. Qui è stato eccezionale, eh? I riflessi di Rossi sono stati eccezionali. Punizione bomba di Nilsson. Ma vediamo Rossi che vede all'ultimo momento la palla e Olsson non arriva per un centimetro. Attenzione, calcio d'angolo, tredicesimo, brividi per il Milan, sempre 3-2, parte il cross. Rossi, deciso, palla buona per Eranio, deve uscire il Milan, prova Eranio, porta palla, torna però su di lui Alexanderson, Weah, cerca e trova Simone, buona l'apertura, Davids, Eranio, Davids, sinistro, ribattuto, carambola, Davids ancora, misca furibonda, Ravelli. Carambola, veramente c'è stato un po' di sfortuna, perché sarebbe bastato un rimpallo favorevole in quella posizione e Davids o Simone avrebbero concluso da pochi passi. Una partita che magari non c'è stata nel secondo tempo, meno conclusioni ma vivissima e godibile veramente. Ancora Davids, bravissimo, mette in mezzo l'anticipo su Boban che prova a recuperare palla, ci riesce in qualche modo, cerca Weah al volo, Ravelli, gran numero di Weah, applausi per lui. È coraggioso veramente. Vediamo qui rimpalli in aria, sfortunato perché tra Nilsson e Davids la palla non finisce a Simone che se ne rammarica. Partita apertissima, tutte le soluzioni come abbiamo visto nel giro di 60 secondi. Prima Göteborg vicino al gol, poi il Milan, 14esimo. Partita in bilico, sempre 3-2 per i rossoneri. Landberg, Peterson, sbaglia il controllo, ne approfitta subito Desailly. Cerca in avanti Simone, Landberg, si affida Ravelli, attenzione Anderson, ma Desailly non molla, Landberg, un po' di ping pong, Boban mette ordine con il tocco vellutato, bene Simone per Weah, Weah destro, non va. È bella questa conclusione, però secondo me in questa occasione poteva essere passato un pallone a Eranio sulla destra. Ci vorranno nervi saldi e anche condizione. Secondo me la differenza in questi ultimi 26-27 minuti la farà la condizione atletica, anche perché si è speso molto, si è lottato moltissimo secondo me in questo secondo tempo a centrocampo e i giocatori potrebbero risentirne e basterebbe una disattenzione. Vediamo Weah, rimane fermo Ravelli, Weah lo brucia, riesce a toccare Ravelli, Weah, niente da fare. Incredibile, salva tutto Lucic. Sì, salva tutto Lucic, ma qui Ravelli aveva dormito perché era in vantaggio di 5 metri sul pallone, è rimasto in porta, aveva dando la possibilità poi a Weah. La rabbia di Weah. Eh sì, perché vediamo qui, sembrava cosa fatta, la palla gli rimane dietro, si gira benissimo, ma Lucic arriva e forse ci sarebbe arrivato anche Nilsson. Attenzione, Boban. Intanto rivediamo Georges Weah con Ravelli che riesce a toccare nonostante sì. Weah sia riuscito a precederlo e quindi poi per Weah diventa tutto più difficile e Lucic riesce a chiudere. Ancora Milan l'attacco, Panucci, parte il cross, Ravelli, Desailly. Gli applausi che sentite sono per Baggio che sta per entrare in campo, ecco qua, subito Papi Bonnici ce lo mostra. Tanto Panucci ha tentato la conclusione da posizione impossibile, ha creato problemi a Ravelli, c'è calcio d'angolo mentre sembra essere arrivato il momento di Baggio. Sì, uscirà Simone. Sì, certamente, visto che era già subentrato Eranio al posto di Locatelli era presumibile che si dovesse togliere una delle due punte, esce Simone, entra Baggio. Oddio, su Baggio Tabarez qualche idea l'ha cambiata dall'inizio della stagione. Sì, però prima adesso dove l'avrebbe potuto, poi centrocampista. Sì, certo, adesso poi però punta, adesso punta. Forse adesso sì. Era una delle due punte, o forse al posto di Davids perché si era anche fatta a sinistra, però. Baggio, grandi applausi per lui, indubbiamente una bella iniezione di fiducia per Roberto Baggio, al 18esimo del secondo tempo, in campo lui in una situazione molto molto delicata con la partita ancora in bilico, 3-2 per il Milan che ha sfiorato il quarto gol con Weah poco fa e adesso c'è calcio d'angolo. Movimento di Maldini, Boban dalla bandierina, basso il cross, filtra il pallone, lo ha toccato proprio Maldini che non se l'aspettava, poi va lui su Nilsson. Semplice rimessa dal fondo e pubblicità per noi. Farà passare qualcosina
qualche minuto, adesso vediamo Weah intanto. Weah porta avanti il pallone, due su di lui, difficile crossare. Weah, le sue finte, c'è Eranio che può aiutarlo. Weah vede anche Albertini, destro, non va. 29esimo, 16 da giocare, l'idea di Maldini, lancio troppo corto per Baggio però. E allora Eranio può toccare per Albertini. Weah ha il tempo per girarsi. Weah, Eranio mette in mezzo, attenzione Boban, niente da fare. Beh, bella ancora questa azione iniziata da Weah e poi c'è stato il cross di Eranio e in anticipo è andato in ritardo, leggermente è andato in anticipo ma è stato costretto a calciare sbilanciato, perciò non ha trovato la sempre porta. Pronto però negli inserimenti Boban. Sì, e poi è stato contrastato da Lamberg che non gli ha dato la possibilità di chiudere. Lo spazio unico era sulla sinistra di Ravello. Attenzione a Lamberg, ammucchiata in area. Weah, attenzione, Blomqvist! Brivido, salvo Costa Curta. Sì, miracolo di Costa Curta perché c'era stato un tiro potentissimo di Blomqvist. Attenzione al contropiede. Panucci, fuori gioco di Baggio, pubblicità per noi. Poi però riceve i grandi applausi del pubblico. Meritatissimi, grande partita di Davids. Veramente meritatissimi, grande prestazione di Davids. Poco probabilmente si andrà a sistemare sulla linea dei centrocampisti, sì, sempre a sinistra. Sì, esattamente, andrà lì sicuramente. Io pensavo che potesse Tabárez togliere forse anche uno stanco Boban che aveva lottato molto con lo spostamento centrale di Davids, invece ha pensato di togliere direttamente Davids. Vediamo Albertini adesso, meno di 30 metri, ma posizione centrale. Parte Albertini, destro secco, Ravelli, due tempi. Ravelli ha sempre voglia di scherzare anche in questo caso, andato ad abbracciare dopo la parata, non facile sul tiro di Albertini, Baggio, qui c'è un fallo netto di Eriksen. 4 minuti che possono veramente valere la qualificazione al secondo turno, ai quarti di finale di Champions League. Maldini, Coco, Boban, buono il controllo, Weah, c'è Baggio, più largo Eranio, ecco l'Eranio, Baggio, ancora Eranio, mette in mezzo, c'è Weah di testa, Ravelli. Ma si era visto che aveva chiamato la palla Weah, ha dettato il passaggio sulla destra per Eranio, poi si è andato a smarcare al centro, parata non difficile, rivediamo però va più su sicuramente di Lamberg, Weah, e Ravelli è pronto alla parata, anche se centrale. E abbiamo rivisto, calcio d'angolo, battuto corto, Albertini, parte il cross, pericolo Panucci, attenzione, Baggio, c'è una spinta, tutto regolare. Tutto regolare anche secondo me, però Battaglia in questo caso era coperto. Quasi 44esimo, bella l'immagine che ci ha offerto Bobby Bonnici, tutti col fiato sospeso per questo finale, attenzione, Maldini, Panucci, Albertini lotta a centrocampo con intelligenza. Sì, proprio, ha visto il rimpallo del pallone, della palla e ha aspettato per andare sulla stessa. Le finte di Weah, taglio di Eranio, tocco per lui, Nilsson si oppone, Göteborg tenta gli ultimi assalti, 44esimo, già scoccato, un minuto più eventuale recupero al termine, l'arrembaggio finale del Göteborg con Eriksson. Deve essere chiuso lì, in questo caso deve presso di lui. No, vince anche l'ultimo tackle e guadagna un calcio di punizione assolutamente evitabile. Sì, esattamente. Tutti col fiato sospeso, Blomqvist studia la situazione, parte col suo sinistro a rientrare, Rossi sicuro. Sì, secondo me lui voleva cercare in prima intenzione la conclusione, poi si è avvicinato Gingblad e gli ha detto di crossare in mezzo per i saltatori. Vediamo se il Göteborg a tempo per l'ultimo assalto, Milan ben chiusa all'indietro, Albertini, poi Erling Mark, Desai, con calma riesce a indirizzare verso Eranio, vedete un minuto e 30 di recupero adesso, parte Weah, posizione regolare per lui, Weah c'è Baggio in mezzo, Weah porta palla, mette in mezzo verso Baggio, è gol, rete, è gol, rete Baggio, 4-2, esplode San Siro, il Milan ha vinto, grande azione di contropiede, ma ci sono tutti i giocatori del Milan ad abbracciare sì Weah che Baggio, veramente è un abbraccio che li unisce tutti,
è rimasto solo Boban dietro perché è veramente sfinito. Comunque tutti gli altri giocatori sono andati a abbracciare l'invenzione di UEA e l'altruismo di UEA per l'inserimento bello da dietro di 30 metri di Baggio. Grande finale con la cavalcata solitaria di Jorge UEA, che mantiene la lucidità per mettere in mezzo. Avete visto, guarda Baggio, Baggio è lì e arriva prima di tutti col suo tocco vellutato di interno destro. Applausi adesso del pubblico proprio per lui, era stato accolto in campo con una grande ovazione e adesso ripaga a tutti firmando il gol che chiude il match. È il gol del 4-2, arrivato al 47esimo del secondo tempo. Lucic non è riuscito a arrivare, è arrivato con un attimo di ritardo. Baggio bravissimo e freddissimo a mettere la palla alla sinistra di Ravelli. 27esimo gol di Baggio nelle coppe europee e il sesto gol stagionale per lui, un gol importante. Parte intanto Coco e finalmente può cominciare la festa del Milan, quando ormai si attende il fischio finale di Battà. Da un momento all'altro Maldini, 48esimo del secondo tempo, ma ormai non c'è più paura. No. Lamberg, Early Mark, anzi vorrebbero giocare qualche minuto in più adesso i giocatori del Milan. Comunque c'è stata paura e timore fino al 91esimo, veramente quasi 92esimo, una partita esaltante. Fischio il signor Battà, è finita. Il Milan ha battuto il Göteborg 4-2 in una partita chiave dell'intera stagione. Vedete i gol di Boban, Albertini, poi Blomqvist e Anderson, poi Locatelli e poi Baggio all'ultimo. Tabárez finalmente può rilassarsi, è stata una serata terribile per lui, per il Milan, per tutti i tifosi anche collegati attraverso Canale 5, una serata certo non tranquilla per il Milan, che ha sofferto tanto. Ha sofferto tanto, è riuscita però a stringere i denti e a concludere vittoriosamente questa partita fondamentale per il proseguo della Champions League. Una buonissima comunque partita del Milan, si è trovato di fronte un avversario pericolosissimo, ha giocato, come dicevamo prima, su ritmi molto molto alti e è riuscito a portare a casa la vittoria. Importantissimo il gol di Locatelli, il 3-2 al termine del primo tempo, che ha ridato anche un po' di coraggio, di fiducia al Milan. Certamente, certamente è stato secondo me fondamentale, adesso lo possiamo dire veramente. Prima eravamo stati dubbiosi perché non sapevamo come sarebbe poi andata a finire il secondo tempo.